fontane senza acqua all'orto del convento di San Domenico a Benevento, appare molto diverso rispetto alle idee del suo creatore Mimmo Paladino. Sentiamo con le mie Felicità Pistilli. In pieno centro è Benevento, segnalato solo da un totem svilenco. In fondo a questo vicolo, il giardino, realizzato dall'artista contemporaneo Domenico Paladino, è uno spazio pubblico dell'oblio, immaginato come un luogo di meditazione. Infatti sorge in uno degli orti del convento di San Domenico, che il progetto prevedeva una serie di sculture e fontane che oggi non zampillano più, tristemente sgocciolano in vasche di acqua stagnante e putrida, in cui annega anche la simbologia pensata dall'autore. Questo catino doveva rimandare la memoria indietro agli oggetti dell'antica vita quotidiana, giace ridotto a pozzanghera. E avere questa ricchezza e poi non utilizzarla è veramente un peccato. Le sculture della transavanguardia hanno perso il colore, il belvedere perde pezzi, nessuna manutenzione da anni, come testimoniano le scritte sparpagliate ovunque, precisamente datate dai vandali che frequentano il posto più dei turisti. È uno scempio davvero, anche perché quando si trovano a passare i turisti noi proviamo una certa vergogna. E dicono: voi avete una bellezza del genere e la lasciate proprio così, senza futuro. La colonna all'ingresso racconta le intenzioni a ritrovare le orme del passato nei fatti, cancellate da un tappeto di rifiuti arrugginite come queste sculture. Il cavallo di bronzo, elemento ricorrente di Paladino, ormai domina solo l'incuria. A Benevento, città magica dalle antiche vestigia romane e simboli longobardi di grande raffinatezza. Bruna Fattenotte ci accompagna in questo viaggio tra storia e leggenda. Cuore dell'antico Sannio prima, città romana poi, capitale longobarda e infine isola pontificia a sud. Secoli di storia orgogliosa e decisamente singolare le hanno impresso un volto unico che stupisce chi arriva per la prima volta, come questo gruppo di turisti giapponesi. Siamo a Benevento, in Campania, una città da scoprire perlustrando a passo lento il centro storico piacevolmente chiuso al traffico. Qui poche centinaia di metri scorrono come pagine di un libro i tanti capitoli della storia e della cultura locale, dalla mitica fondazione per mano di Diomede impressa nel Duomo della città, fino alle tante vestigia di epoca romana come il teatro tra i meglio conservati d'Italia e l'arco trionfale dedicato a Traiano che si incontra in pieno centro, tutti segni dell'importanza raggiunta allora da Benevento, crocevia lungo la Via Appia dei traffici di Roma verso sud. Memorie romane che si mescolano armoniosamente ai tanti simboli longobardi, i testimoni di un'altra storia ancora, quella dell'epoca d'oro vissuta dalla città quando divenne capitale della Longobardia meridionale. Emblema di quel periodo è l'incantevole complesso di Santa Sofia, un gioiello di proporzioni e semplicità, non a caso premiata nel 2011 dal sigillo di patrimonio UNESCO. Questa chiesa, che risale all'VIII secolo d.C., è stata voluta e realizzata per volere di Arechi II, principe di Benevento appunto, viene considerata un unicum, ne esiste una soltanto e questa sua unicità le viene data dal tipo di pianta che questa chiesa presenta, una pianta per metà circolare e per metà stellare, a forma di stella. Il monastero benedettino che cela un chiostro unico con capitelli tutti diversi, i segni del grado di civiltà e raffinatezza raggiunti qui in epoca longobarda. E proprio agli albori di quel periodo si riconduce anche una delle leggende più longeve della storia cittadina, quella che vuole Benevento come la città delle streghe, le Janare in dialetto locale. Intorno ad un noce come questo, noce che si trova nella Valle del Sabato, quando i longobardi non erano ancora convertiti al cristianesimo, erano ancora pagani, avevano dei riti particolari, cioè a cavallo giravano intorno a questa noce e dovevano colpire con le lance una pelle di caprone appesa all'albero. I sanniti beneventani che dall'alto guardavano nella valle e vedevano questi movimenti hanno immaginato che fossero delle streghe e quindi Benevento